Vai. Quello che sta succedendo a livello internazionale, soprattutto alle porte dell'Europa, è veramente indicativo. E soprattutto l'operazione è prevalentemente di carattere mediatico, per cui gli italiani che sono costretti a essere informati da un sistema sostanzialmente falso e gestito da loro signori, non riusciranno mai a capire quali sono le reali situazioni nelle quali ci veniamo a incontrare. La previsione è più che altro negativa, perché la previsione è che ci possa essere veramente lo scoppio di un terzo conflitto mondiale, ma di grandi proporzioni, da quello che è stato detto di recente. Mi riferisco ovviamente alle tecniche di manipolazione di massa, per cui per un certo periodo la manipolazione ha riguardato tutta una serie di fattori che si presumeva sarebbero stati sufficienti per impressionare la popolazione europea, soprattutto italiana. Poi non è bastato, adesso si sono dedicati per lo più alla malattia di Putin, che sarebbe malato, che sarebbe in fin di vita, che sarebbe un criminale, eccetera, eccetera. Terzo punto, la strage, perché a un certo punto viene fuori sempre la strage. E non a caso il ministro degli esteri russo ha detto: questa è tutta un'invenzione, però è sempre successo, si trova sempre la strage. E ciò è avvenuto fin dai tempi delle Termopili, cari amici, fin dai tempi delle Termopili. I 300 sono morti davvero. Sì, però ovviamente ne hanno preso atto e hanno organizzato la riscossa sulla morte di queste persone. Certo, hanno fermato l'avanzata dell'esercito. Esatto. Di Serse, mi pare che era. Esatto, di uno dei tanti Serse. 3-4 giorni, che è stato sufficiente per la coalizione, esatto, dell'alleanza panateniese, mi pare che era. Però anche in questo caso la morte di queste persone è avvenuta grazie al classico traditore che ha indicato alle truppe persiane la strada di ingresso. Sì. E si sa anche di quale etnia faceva parte, ma comunque non è questo che voglio far vedere, ma leggere alcune considerazioni che dadi fermi e sono state fatte e pubblicate su questa rivista che è del 2008, Eurasia. Tieni un momento. Allora, attenzione, c'è stato un convegno sui problemi dell'Eurasia, in cui l'ambasciatore, è l'uomo di fiducia dell'Ucraina, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto importanti. L'intervento del consigliere del primo ministro ucraino ed ex ambasciatore di Ucraina in Italia, Anatoly Konstantinovich Orel, è stato teso a analizzare l'attuale condizione della realtà ucraina, non solo nel suo percorso di definizione come attore nella scena internazionale, ma anche nelle sue dinamiche con i partner storici quali Russia, USA e Unione Europea. Alla luce delle vicende passate e di quelle attuali e delle aspettative future, l'intervento si apre con una valutazione del processo di transizione ucraina. Dal 1994, con una parentesi critica tra il 1998 e il 2000, il paese ha scelto la strategia delle riforme economiche radicali. Al tempo stesso, lo Stato ha continuato a sostenere lo sviluppo dei settori strategici ad alta tecnologia, come l'ingegneria aeronautica, l'industria spaziale, la costruzione di macchine e utensili. Non a caso alcuni osservatori hanno iniziato a annoverare il paese tra le nuove tigri dell'Europa orientale. Quindi non è un povero paesino tranquillo, agricolo, con una popolazione di tranquilli zappatori di terra, bensì esattamente il contrario. E qui, in questa situazione,
l'Occidente ha organizzato tutto quello che noi sappiamo e che arriva, che viene trapelato giorno dopo giorno, ma nella sostanza non viene fatto capire alla maggioranza dei cittadini, quali già sono cretini per conto loro. Alla luce di ciò, il dottor Orel ha evidenziato che l'Ucraina non può permettersi di avere rapporti ostili con la Russia. Ciò avrebbe conseguenze negative per l'Ucraina stessa, a prescindere da quale Russia sia. Chiaro? Quindi loro lo sapevano perfettamente quando hanno dato il via a fabbriche assolutamente illegali e organizzate dalla famiglia di Bidet, Soros. Di Bidet assieme a Soros e altri personaggi del Deep State americano. Per cui tutte queste cose sono state descritte qui. L'ambasciatore ha detto: noi non possiamo permetterci di creare delle situazioni particolari. Se poi vogliamo avere delle idee ancora più chiare, ne parleremo la volta prossima, quando parleremo della storia dei rapporti tra gli Stati Uniti e i paesi circonvicini. E poi vedremo chi è che si è comportato meglio tra gli Stati Uniti, che lamentano che la Russia ha attaccato l'Ucraina, e non gli Stati Uniti stessi. Ci abbiamo tutta la documentazione dell'applicazione della dottrina Monroe, che è molto, molto, molto triste. Che non ha avuto nessun successo all'epoca e meno che mai oggi. Come no. Comunque di gente ne hanno ammazzata. Sì. Da un punto di vista storico l'URSS venne impostata come altro rispetto ad una equa unione tra stati. Lo dimostra quanto avvenne in Ucraina, che a differenza di altre repubbliche non aveva un proprio governo e dunque una reale indipendenza. Ma questo governo qui è lo stesso, c'è un governo. Solo che all'epoca... non è ucraino. Sì, appunto, non è ucraino e non dipende assolutamente dal popolo ucraino. Sappiamo perfettamente chi comanda, è l'etnia delle persone che comandano. Circa i rapporti con l'Unione Europea, il relatore... Sono quelli che stanno cercando di riconquistare il vecchio impero cazzaro. Esattamente, è lì la chiave di volta. Circa i rapporti con l'Unione Europea, il relatore si è espresso traendo spunto da un intervento che richiamava il ruolo ucraino di cerniera tra Europa e Eurasia. In effetti, dopo la Federazione Russa, l'Ucraina è il maggiore Stato confinante con l'Unione Europea, allargata che è anche il principale partner commerciale dell'Ucraina. Pertanto il dottor Orel ha sottolineato la volontà ucraina di entrare nell'Unione Europea per avere accesso all'area di libero scambio che l'Europa rappresenta, con l'obiettivo anche di adeguarsi progressivamente agli standard europei. Ma questo potrebbe andare bene per noi europei, a patto che non utilizzassero invece, come vogliono il deep state americano, l'Ucraina come porta d'ingresso nella Russia attuale, che è esattamente il contrario. A detta del relatore, l'accordo di partenariato preferenziale con l'Unione Europea è insufficiente alle esigenze commerciali ucraine. L'Ucraina risolverà le proprie carenze di sviluppo economico solo con una più stretta collaborazione con i suoi partner europei. Di fronte al recente rifiuto di considerare una membership ucraina nell'Unione Europea, il dottor Orel sostiene che vi siano motivazioni legate alle dimensioni demografiche ucraine, che rappresentano un rischio per gli equilibri dell'Unione. Assieme a questo vi sarebbero anche un'altra motivazione di carattere economico: la grande industria missilistica ed aerea dell'Ucraina rappresenterebbe una minaccia per i mercati francesi e tedesco. Direi che queste cose sono più che sufficienti per capire come stanno le cose e come quello che dicono a parole i governi francese e tedesco sia completamente privo di verità, di realtà, perché i tedeschi e i francesi temono l'Ucraina più di quanto non possano temere la Russia. E questo per quanto riguarda un aspetto. E qui abbiamo un altro libro,
Fernando Ritter, Europa alla deriva, da cui traggo un paio di frasi. Che sono abbastanza interessanti. L'eliminazione di quel potere politico sovrano, l'imperium dei romani, naturale alle società di individui che rinunciavano a parte della loro individualità per il bene comune e proprio, la sua sostituzione con il potere pseudopolitico di una classe economica dominante, ammassi di individui che di fatto negavano la solidarietà tra di loro per affermare unicamente il proprio interesse e la loro individualità. Vedete che ci riallacciamo esattamente a quello che aveva letto Orazio prima. Siamo qui, non c'è più un popolo, ma c'è la massa che deve essere dominata non da uomini superiori, bensì da macchinari. La delegazione dell'autorità di governo alla demagogia e alla corruzione morale e materiale delle democrazie parlamentari non potevano nella ridotta Europa non spalancare le porte all'arbitrio, alla prepotenza dei più disparati gruppi di pressione etnici, religiosi, politici, corporativi, massonici, rotariani, nati per la difesa di interessi particolari, magari legittimi, ma con il tempo e la democrazia parlamentare dovevano diventare vere e proprie organizzazioni mafiose. Oh, ricordiamo che non lo diciamo mai, non lo rammentiamo mai, ma i Rotary Club, esatto, non sono solo i Rotary, vogliamo dire chi erano o chi sono, capito? Ma il Rotary è una delle tante sfiaccheggiature, perché i Rotary sono pseudo-massonerie. Certo. Allora dobbiamo risalire alla massoneria. Certo. Lions, Rotary, certo. Sono tutte gestioni. E come sono arrivati di corsa, no? La piccola media borghesia italiana è arrivata ai Rotary ai Lions, convinta di fare chissà che, di arrivare alle leve del potere, invece sono solo strumenti di dominio da parte dell'estremo occidente. Sono la solita carne da cannone che rinunciare quando occorre a rinunciare a qualcosa. Finisco con un articolo del grande professore Giacinto Auricchi, il quale in questo articolo scrive la società di capitali come strumento di dominazione. Certo. E con questo ho detto tutto. Voi credete che le società di capitale siano società libere? Ma per carità. Sono solo strumenti di dominazione. Certo, e qui c'è tutta la spiegazione. La società di capitale nasce dalle carature. Certo. E il presidente delle carature era sempre il principe. Esattamente. Poi i benestanti, i suoi valvassori che volevano partecipare all'operazione potevano partecipare prendendo una caratura o anche più caratura, secondo le istruzioni, ma sempre sotto il dominio del potere centralizzato del principe. Allora, no, volevo dire, a proposito di potere centralizzato, che i signori amici che difendono la spada tratta di blockchain e Bitcoin in particolare, va ricordato che questa settimana passata c'è stato un attacco concentrato verso i Bitcoin, per cui si sono rubati la bellezza di 625 milioni di valore in dollari di Bitcoin. Quindi, cari amici, sappiate che tutto ciò che è umano è creabile. E anche distruggibile. Però almeno in questo settore dobbiamo dire che un minimo di strumento di auto, autodominio o di salvaguardia c'è. E comunque su questo argomento dovremo allungarci di più. Proprio stamattina ho risposto a una interrogazione su internet se ero in possesso di Bitcoin, e ho detto che io non sono in possesso di Bitcoin. E poi ho visto le risposte, ho visto che un 35%
di quelli che hanno risposto erano in possesso di Bitcoin, sì. E questo è molto importante. Uno più scemo degli altri. Vabbè, vedremo, vedremo cosa. È l'unico strumento di un minimo di libertà di indipendente in questa situazione. Ma quando mai? Ormai vabbè, i pacchetti di maggioranza dei Bitcoin sono stati assorbiti dalle grandi multinazionali. La maggioranza non significa niente. Anche la Fiat era ed è nel pacchetto di maggioranza, pure. Il cittadino poteva speculare. Ma non è più la stessa cosa. È la stessa cosa. No, perché la Fiat c'aveva le strutture, c'aveva le attrezzature, c'aveva gli impianti, le fabbriche, eccetera. Qua non c'è niente. Sì, però non c'è niente dietro. Però le azioni quindi della quando Fiat crolla il Bitcoin, ti attacchi al cazzo. Vabbè. Non vai al fallimento concordatario come si faceva una volta. Vabbè. Che bene o male è la stessa il 30-35% quando crollano i valori delle azioni della Fiat, certo, è la stessa cosa. Certo. Però c'erano gli impianti industriali, non potevi mai dire. Sì, no, ti potevi rivalere in qualche modo. Vabbè. Io l'ho fatto. Vabbè. Ho fatto un accordo con Corsario, non ho preso il 100%, ma il 35% me l'hanno dato. Vabbè. Qualcosa ho recuperato, vabbè, non tutti i costi, ma almeno una parte dei costi. Vabbè. Vabbè. Poi su questo argomento ne parleremo più dettagliatamente. Per adesso qui la chiudiamo perché dobbiamo riaprire solo un altro argomento molto importante.